Voi sapete che Cassa Depositi e Prestiti ha giocato un ruolo nel settore dell'edilizia sociale storicamente, anche prima della trasformazione in SpA del 2003, relativamente marginale, pur finanziando direttamente gli enti locali che costruivano case popolari o finanziando direttamente gli ACP pre e post trasformazione. Continuiamo a fare questa attività di finanziamento agli ex IACP su una base di una circolare pubblica sul nostro sito che penso la maggior parte dei comuni seguono e apprezzano più che altro per le condizioni economiche che emergono dalla proposta di Cassa Depositi e Prestiti. E fondamentalmente, al di là di questi finanziamenti, quindi di capitale e di debito, Cassa da sempre non ha giocato altri ruoli nello spazio dell'edilizia sociale. Nel 2006 abbiamo deciso di fare un piccolo esperimento sottoscrivendo 20 milioni di euro di quote del fondo Abitare Sociale 1, per capire qual era la potenzialità, uno, dello strumento fondo, due, dell'idea sottostante all'iniziativa che ci sembrava all'epoca estremamente meritevole, e partecipando anche in maniera attiva per quello che era possibile per una struttura ancora, diciamo, non presente, non votata e non organizzata per avere un ruolo nel settore immobiliare, abbiamo capito che in effetti l'esperimento era meritevole. Qui il direttore della Fondazione Housing Sociale, il dottor Urbani, poi illustrerà nello specifico quell'iniziativa, però diciamo che è stata per noi un po' la scintilla che ci ha avvicinato al mondo dell'edilizia sociale. In parallelo, nel 2007, e vado un pelino fuori tema ma torno subito al centro della questione, abbiamo deciso di fare un nuovo esperimento da questo punto di vista, sempre assistendo un'amministrazione locale, quella che ci ospita oggi, nella valorizzazione barra dismissione di un patrimonio importante. Anche lì abbiamo scelto e suggerito insieme all'amministrazione che la forma del fondo immobiliare si rendeva abbastanza adatta a quelli che erano gli obiettivi dell'amministrazione, e ci siamo a questo punto trovati la storia recente con l'articolo 11, il piano casa, e con delle iniziative importanti che potevano a questo punto creare un'opportunità per Cassa Depositi e Prestiti di entrare in questo spazio. Allora, per anticiparci, abbiamo proposto al nostro Consiglio di amministrazione a settembre semplicemente di darci l'autorizzazione a costituire la società di gestione del risparmio. Voi sapete che la costituzione tecnica della società di gestione del risparmio è un atto abbastanza semplice e triviale, perché il capitale è relativamente limitato e occorrono poche informazioni per trovarsi dal notaio e costituire la società. Il vero momento importante è quando quella società chiede l'autorizzazione alla Banca d'Italia per operare in quanto società di gestione del risparmio, e lo fa quando avrà un piano e un fondo da lanciare, da gestire, e quindi un piano di attività. E onestamente, in virtù dell'attesa della prossima emanazione del decreto e nelle more di definire quella che è l'effettiva strategia di Cassa Depositi e Prestiti, e qui rispondo alla prima domanda, non abbiamo ancora formalizzato la costituzione della stessa. Quello che però posso dire in termini di, e quindi non abbiamo ancora un piano su come Cassa effettivamente parteciperà, se parteciperà a questi progetti.
Verosimilmente l'opportunità è stata evidenziata già dall'articolo 11 secondo noi, però col principio che un ruolo di cassa esiste se esiste una, diciamo, opportunità sul territorio e quindi in piena integrazione con quelli che sono i piani casa dei vari comuni e delle regioni, e quindi, diciamo, come un portatore nello specifico di un eventuale costituendo fondo di risorse, a questo punto che non sarebbero più risorse di debito come abbiamo fatto fino ad oggi finanziando gli ex IACP, ma che sarebbero risorse in termini di sottoscrizione di quote, quindi capitale di rischio, di iniziative che vengono però a maturare sul territorio a seconda delle esigenze, delle opportunità e degli equilibri che, come sappiamo, sono diversi da situazione a situazione. Comunque l'opportunità, cioè la decisione finale di cassa di effettivamente anche dimensionare l'intervento di cassa, per rispondere alla seconda parte della sua domanda dei 600 milioni, e dimensionare l'intervento dipenderà da quella che sarà l'effettiva opportunità. Voi sapete che comunque la dimensione del fondo non significa investimento diretto, significa una disponibilità e un impegno da parte del sottoscrittore a dare i soldi quando la società di gestione dice: guarda, il mio consiglio di amministrazione ha approvato questo investimento, 2 anni fa ti eri impegnato per 100 milioni, dammene 15. Quindi dire ci impegniamo per 600 milioni non vuol dire che abbiamo investito oggi 600 milioni, è che abbiamo dato una disponibilità, qualora l'SGR presenterà dei progetti approvati, a effettivamente dare i 600 milioni fisici. Quindi il dimensionamento dell'iniziativa dipenderà dall'opportunità effettiva, da come verrà, da come emergerà anche dai contributi dei comuni e delle regioni e dalla forma finale del decreto, e sarà in piena autonomia. Voi chiaramente sapete che la legge che governa dopo la trasformazione cassa impone, come per qualsiasi istituzione finanziaria, il rispetto di un equilibrio economico e finanziario, quindi cassa comunque nella sua attività farà degli investimenti che dovranno essere, diciamo, in linea con quelle che sono le aspettative di mercato, e di conseguenza sarà piena autonomia del Consiglio di amministrazione di Cassa decidere se lanciare un'iniziativa, appunto, di un fondo, e qui vado eventualmente al comma 3 dell'articolo 11, quindi al famoso sistema integrato di fondi. Se decidere di lanciare un fondo nazionale insieme eventualmente ad altri che possono nascere parallelamente in maniera spontanea, come può nascere quello, appunto, di Cassa Depositi e Prestiti, e poi questo fondo ovviamente non ha l'ambizione, perché non abbiamo le competenze, non abbiamo la storia per andare a gestire i singoli progetti immobiliari sul territorio, e poi perché pensiamo che sul territorio sia nello spazio delle società di gestione già autorizzate, che nello spazio degli ATER, in alcune realtà voi sapete che comunque ancora lo strumento della SIC è utilizzato, quindi sul territorio ci saranno quelle competenze immobiliari che daranno, speriamo alla luce, progetti che saranno finanziabili a monte da un fondo o più fondi nazionali, che dovranno fare un'istruttoria sul singolo progetto, con i vincoli e con le attenzioni che il dottor Arredi ha in maniera estremamente chiara illustrato, preliminare, perché chiaramente i lavori sono ancora in corso, però le indicazioni penso siano state già espresse in maniera, per quanto, insomma, ci è dato capire, sufficientemente chiara, e speriamo attinente a quella che è l'esigenza